Nicone prova a entrare in area, occhio al tiro che viene respinto, ma non è finita, c'è ancora la Fiorentina con Duncan. Kwame, palla per Terzic che entra in area, il cross in mezzo, contiene, allontana poi Kwame, ci prova al volo, pallone sul fondo. Sabir è pronto dalla bandierina, parte il cross, smanaccia Goldini, poi Rincon colpisce la parte alta della traversa, pericolosa la Sampdoria. Ecco la smanacciata di Goldini e il colpo di testa. Terzic, cross in mezzo, pallone per Jovic, occhio perché la palla rimane lì, Barak fa 1-0, la sblocca al 25esimo Antonin Barak, la Fiorentina in vantaggio. Bravissimo a coordinarsi, a mettere il pallone in rete. Pallone per Duncan, controlla bene il 32, poi sterza, guarda in mezzo, parte al traversone, colpo di testa di Kwame e palla sul fondo. Amrabat, Dodò, poi Kwame, ancora Dodò, il cross in mezzo per Jovic, occhio perché il pallone rimane lì, Jovic fallisce il 2-0. Avanza la Fiorentina, Kwame appoggia per Barak, poi Terzic, ancora per Barak, Kwame in aria, Kwame! Contini salva tutto e poi occhio perché c'è ancora la Fiorentina in attacco, ma fischia l'arbitro. Ancora vicino al 2-0 in apertura secondo tempo. Duncan dà un'occhiata in giro, poi appoggia per Kwame che entra in aria, sposta il pallone, prova a impensierire Contini che ci arriva ancora. Il cambio di gioco per Augello, attacca la Samp, Augello guarda in mezzo, parte il suo traversone, Amrabat con il petto e poi Gollini in qualche modo allontana. Eccolo ancora il cross, Amrabat qui con il petto, ma Gollini forse non se lo aspettava. Attacca la Sampdoria, ultime chance per i blucerchiati, occhio qui a Murigio che abbatte Nico Gonzalez, l'arbitro ferma tutto, secondo giallo e cartellino rosso, Sampdoria in 10 nei minuti finali. La Fiorentina batte 1-0, la Sampdoria avanza ai quarti, affronterà il Torino.